Adesso tocca a me vincere e quindi mi collego subito con il mio telequiz preferito. Nuovissima scoppiettante puntata di Chi vuole essere lasciato in pace, e abbiamo qui il nostro nuovissimo concorrente. Presentati agli amici qua in studio e da casa. Io mi chiamo Michele Salvemini e molti sostenitori questa sera. Vengo da Molfetta, ho 26 anni. Va bene. Mi risulta, ho visto la scheda. Io la vedo sempre, ogni sera, davvero. Grazie, un programma molto seguito. Sono molto emozionato perché lei dal vivo è più alto. Mi fa piacere. Aspettavo fosse visione, sai, un po'. A questo baffetto. Molto bene. Immagino che tu sei qua per arrivare al traguardo, diciamo. Certo. Sì, sì, sì. E allora passiamo subito alla primissima domanda. Oh. Senza ulteriori indugi. Sediamoci, eccoci qua. Allora, attenzione. Io so che sei preparato su questo argomento, quindi passiamo subito a questa domanda. Come si chiama il tastierista di Caparezza? Attenzione. Allora, prima opzione, Giovanni Allevi. Pensaci bene. Se no, Beethoven. O se no, Gaetano Camporeale. Opzione C. O se no, Ray Manzarek. Attenzione. Attenzione. Concentrati, Michele. Un ragionamento, forse. Sono un po' in difficoltà con questa domanda perché non seguo tanto il genere, io... Guarda, allora, secondo me puoi arrivarci col ragionamento, però ti voglio ricordare anche che hai ancora due aiuti, il 50-50 e la telefonata a casa, quindi puoi avvalerti... Che cos'è il 50-50? 50-50 che ti do una mano io e poi smezziamo quando... Facciamo 50-50. Sì, esatto. La telefonata a casa. Ok, la telefonata a casa, sì. Vediamo subito, c'è in linea... Pillando il telefono. Pronto, Michi? Gaetano? Uè, Michi, dimmi tu. No, ma ascoltami, come si chiama il tastierista di Caparezza? Come? Non ho sentito, il Michi. Il tastierista di Caparezza, forse... Ti ricordi quando mi facevi sentire quel CD? Non c'è una buona ricetta. Spostati, Michi, non sento. Pronto? Sposto, sono in uno studio televisivo, dove vado? Pronto? Veloce. Sei collegato a internet, Gaetano? Pronto, Michi, spostati. Ma spostati un po', perché non ti sento. Sei collegato a tastierista di Caparezza, dici... Mi dispiace. Parabrezza. Purtroppo il tuo amico è così. Perché c'era solo lui a casa. Purtroppo, guarda, a questo punto ti direi buttati, non ti è stato di alcun aiuto. Vabbè, mi butto. Beethoven. Beethoven, sì. Sei sicuro? Sì, l'accendiamo. L'accendiamo? Sì, sì, sì. Accendiamo. Purtroppo non è Beethoven, questo lo sapevo anch'io. Ne abbiamo parlato anche prima, ti ricordi? Ah, adesso, Beethoven. Adesso. È il cane del film. Già. Adesso però, mi dispiace Michele, un'avventura che è durata troppo poco, ecco, troppo poco. E posso almeno salutare già da ma casa? Ma ci mancherebbe altro. Niente, allora saluto Diego Perrone alla voce. Alfredo Ferrero alla chitarra. Rino Corrieri alla batteria. Giovanni Astorino al basso. E... ecologia.
quel sorriso da classic clown. Dammi solo la risposta più drastica sulla differenza tra bottiglie di plastica in acqua ed acqua nelle bottiglie di plastica. Sport, campioni del mondo 2006, l'anno dopo mondiali di pallavolo, nazionale sul podio. Perché non si fa festa? Perché se ne parla così poco? Cultura, Gomorra bestseller, si moltiplica come un porno nel server. A che serve dire che fa affari se ti fai gli affari tuoi da sempre? Dici che devo andare a lavorare, molti facili, devi andare a lavorare. Ma come, giochi le lotterie per fare grana dal nulla? E mi fai proprio tu la morale. Ci sono cose che non capisco e a cui nessuno dà la minima importanza. E quando faccio una domanda mi rispondono con frasi di circostanza. Tipo tu, ti fai troppi problemi Michele. Tu, ti fai troppi problemi Michele. Tu, ti fai troppi problemi Michele. Tu, ti fai troppi problemi, non te ne fare più. Quesito di politica. Da un'indagine si parla meno di Stato, più della sua immagine. Ma che diamine, passare da Italia ad Italia 1 è davvero così facile? Storia, risorgimento italiano, non fare il barocchiamo, il notaro. Perché non dirlo, il tema dell'inno non è di Mameli, è di Novaro. Muore 13 a tavola, riuniti davanti al TG come le nici all'agora. Notizie del principe di Corona, di Draghi e del Cavaliere. Cos'è? Una favola. E funerali di Stato a che servono? I militari in missione chi servono? Tutti sti morti sul lavoro, per loro nemmeno un cero con il santo patrono. Ma sei serio? Michele, concentrati. Io so che ci puoi arrivare. Il nome del tastierista di Caparezza è... Ray Manzarek. Come Ray Manzarek? Ma ti sembra Ray Manzarek? Ci sono cose che non capisco e a cui nessuno dà la minima importanza. E quando faccio una domanda mi rispondono con frasi di circostanza. Tipo tu, ti fai troppi problemi Michele. Tu, ti fai troppi problemi Michele. Tu, ti fai troppi problemi Michele. Tu, ti fai troppi problemi, non te ne fare più. Ti fai troppi problemi Michele. Tu, ti fai troppi problemi Michele. Tu, ti fai troppi problemi Michele. Tu, ti fai troppi problemi, non te ne fare più. Ti fai troppi problemi Michele. Tu, ti fai troppi problemi Michele. Tu, ti fai troppi problemi Michele. Tu, ti fai troppi problemi, non te ne fare più. E no, Michel Petrucci. Ma non c'era neanche tra le opzioni Herbie Hancock. Allora, erano quattro le opzioni, ne hai già dette due, non posso essere Ludovico Einaudi. Ma non è Ludovico Einaudi. Bravi Facchinetti. Ascolta, hai avuto la Wolf tua opportunità. Amadeus Mozart. Purtroppo non possiamo darti un'altra opportunità. Mi dispiace, c'è il notaio che è lui che è incazzatissimo. Non possiamo. Mi dispiace. Gaetano Camporeale. Alla tastiera.